Enzo, buongiorno e grazie per essere qui stamattina. Buongiorno, che bello. Buongiorno. Il tempo non mi sembra dei migliori, ma il mare dietro di te è sempre uno spettacolo. Il mare è uno spettacolo, come Tropea, che è la terra del Tirreno. Oggi però c'è un po' di pioggia. Da qui però noi vogliamo partire per un viaggio, un altro viaggio bellissimo alla scoperta di una figura straordinaria. Domenica diventerà santo Don Francesco Mottola. Don Enzo, la prima cosa, che emozione è per te? È una grande emozione per la beatificazione di questo sacerdote calabrese. È una perla del clero meridionale, perché ha saputo coniugare la carità con la contemplazione, e di questi tempi è proprio la sintesi che Papa Francesco chiede a noi sacerdoti. Don Enzo, dicevi la beatificazione è una beatificazione che arriva dopo un percorso lungo che tu hai vissuto in prima persona, però cerchiamo di capire, per quelle persone che non conoscono Don Francesco, chi era, perché è stata così straordinaria. Domani celebreremo tra l'altro la festa della Madonna del Rosario, Rosario a cui lui era legatissimo. Sì, Don Francesco era un sacerdote che ha studiato nel seminario di Catanzaro agli inizi del Novecento, è il primo seminarista di quel seminario ad essere beatificato, e dopo aver fatto i primi anni di servizio sacerdotale nella cattedrale di Tropea, ha colto una dimensione importante, che è quella della carità, perché visitando i Tuguri, oggi sono i bei negozi di Tropea, ha recuperato da lì tantissima gente nella sofferenza, nella povertà. Lui li chiamava i Nuju do Mundo. Poi però la seconda parte della sua vita l'ha vissuta con una paralisi che lo ha reso quasi immobile, e su richiesta del suo vescovo lui è stato dispensato dalla recita del breviario e ha sostituito la recita del breviario con la recita del rosario quotidiana 3 volte al giorno, che sostituiva le ore canoniche classiche della preghiera sacerdotale. Don Enzo, ci fermiamo solo un attimo, perché il racconto di Don Francesco è veramente ricchissimo di amore e di luce, che ci porta anche attraverso quel rosario. Don Enzo, torniamo a te e torniamo a Don Francesco Mottola. Il 10 di ottobre verrà beatificato, una festa grande che tra l'altro il popolo calabrese ha preso veramente con giubilo, hanno iniziato a suonare le campane a festa, però questa festa arriva con la testimonianza di una vita di sofferenza. Don Mottola perde la mamma, tra l'altro in modo brutto, per un suicidio già da bambino, una figura che l'aveva accompagnato nella fede, ma che in realtà lasciandolo lo porta direttamente tra le braccia di Maria. Sì, nella devozione a Maria ha ritrovato quella madre che lui cercava, che ogni sacerdote cerca come riferimento spirituale, come consolazione, come tenerezza e accompagnamento nel cammino sacerdotale. Io credo che la sua bellezza e la sua capacità di tenerezza per quelli che lui considerava i Nuju do Mundo, cioè gli scartati, viene proprio da questa presenza femminile di Maria nella vita del sacerdote, di ogni sacerdote. E noi proprio in quella vita vogliamo entrare, in quella casa, in quei luoghi vogliamo entrare con questo servizio che ha realizzato per noi Simone Nestori. Partiamo. Ci troviamo nella casa di Don Francesco Mottola, fra qualche giorno beato, e precisamente in questo momento ci troviamo nella cappellina di Don Francesco Mottola, dove qui Don Francesco Mottola ha celebrato la sua ultima messa. Possiamo definirlo un piccolo santuario, perché? Perché qui questo uomo di Dio ha parlato con Dio, e proprio qui, in questo luogo, Don Mottola passava anche ore e ore in preghiera. Adesso stiamo entrando nella sua camera, nella sua cameretta. E proprio qui, quel giorno del 29 giugno del 1969, Don Mottola si spense con le sue ultime parole: eccomi, eccomi tutto. Quindi Don Mottola, fino all'ultimo istante della sua vita, si è donato al Signore. Don Mottola mi è stato sempre vicino, in un modo particolare quando all'età di 23 anni ho avuto un problema di salute, tant'è vero che il 6 maggio dell'anno 2010 il primario, il medico, mi disse che le cose ormai erano peggiorate, quindi rischiavo anche la dialisi. Mentre il 13 maggio, tra la notte del 13 e 14 maggio, è avvenuto un qualcosa di straordinario.
e mi sognai Don Mottola. Don Francesco Mottola, io gli disse: ma chi siete voi? E lui nel sogno mi disse: possibile che non mi conosci? Sono padre Francesco Mottola. Mi mette la mano sulla testa e per tre volte mi disse: usque ad sanguinem, cioè significa fino al sangue. Io sempre nel sogno gli disse: sì, padre. Don Mottola ha toccato la mia vita, ha toccato la mia storia ed oggi voglio ringraziare veramente il Signore, perché attraverso la figura e l'intercessione di Don Mottola Dio opera cose grandi, cose meravigliose. Oggi sto bene, sono parroco a Pannaconi, in questo piccolo paese del comune di Cessaniti, dove anche lì ormai possiamo dire che Don Mottola è entrato nella casa, anche nel cuore dei pannaconesi. Ci troviamo nella concattedrale di Tropea e proprio qui in questo luogo troviamo la tomba di Don Francesco Mottola ai piedi del crocifisso nero, così come viene chiamato. Proprio qui in questo luogo Don Mottola ha vissuto diciamo, la sua vita tra il confessionale, tant'è vero che era il penitenziere della cattedrale di Tropea e proprio qui Don Mottola ha saputo accogliere tante anime, portando appunto queste anime al cuore di Dio. Una spiritualità mariana che però non si ferma nonostante tutto, nonostante la malattia. Don Enzo, ripartiamo proprio dal ultimo punto di questo servizio, la tomba all'interno della chiesa, proprio perché è stato un apostolo della misericordia, un confessore instancabile. Sì, sia nella prima parte della sua vita, quando era nel pieno del vigore, sia quando era malato in casa, immobile su una sedia, lui riceveva e confessava, quasi un curato d'arte della Calabria. La santità dei sacerdoti calabresi è questa. Mi dicono che tra la pioggia e sul mare è uscito un po' l'arcobaleno. Io credo che la santità in questo momento difficile per la Calabria sia proprio l'arcobaleno che il Signore dona ai credenti, anche alla gente di buona volontà, per cercare percorsi di misericordia, percorsi di consolazione. E infatti Don Francesco chiamava mamma mia immacolata pupilla serena con riflessi infiniti di cielo, quell'arcobaleno di cui ci stavi parlando. Don Enzo, ti ringrazio, ti auguro una buona festa per quello che sarà domenica. Ricordiamo che tutte le persone riceveranno anche una corona del rosario proprio per restringere quel legame che Don Francesco aveva con la Madonna. Io spero di averti presto qui per poter parlare. Grazie. Poi a quel punto a del presto. Beato Francesco Mottola. A presto. Grazie Don Enzo. Grazie. Giacomo, a te.